Infusi nell'intimo stracomio dell'entromachia stocastica, sibilando il glutine attrattevole del prastico in una sgonfia di pangoli, procrastinando crisio, crasio, visio, vasio al volo, mi sento solo come artista un po' di nicchia. Ma i brani sono nati come. Nascono da sempre i brani dei Bacchi da Pietra, cioè da mie lucubrazioni, il tutto prima di qualsiasi evento pandemico. Sono nati quando ero in tour con il mio progetto solista Giovanni Succi, con Ghiaccio, Carne Cruda Colazione, quindi sono nati in quel periodo lì che va più o meno tra il 17 e il 19. L'idea della nuova formazione c'era, infatti avevamo già cominciato a provare con Marcello. Era buffo perché quando ci facevamo foto era sempre un nasconderlo, un metterlo da parte momentaneamente, non rivelarlo. Non per altro, perché volevamo fosse una sorpresa, insomma. Ci siamo trovati magnificamente fin da subito, quindi non c'è stato bisogno di dirsi niente. Non so di che razza siamo. Chi vi credete che noi siamo? Per le pietre che portiamo, chi vi credete che noi siamo? Chi vi credete che noi siamo? Per le pietre che portiamo, chi vi credete che noi siamo? In tre è molto più facile, soprattutto per me, perché nei Bacchi da Pietra succede dal 2005 che sia la parte armonico-melodica della chitarra, sia la voce, insomma, è tutto a carico mio. Quindi il fatto di avere un componente che nel frattempo suona altre cose e mi permette di staccare un attimo le mani da sta chitarra mi dà molto sollievo e godimento. In forme diverse, perché le cose si evolvono in forme diverse, ma la sostanza è la stessa. Voglio dire, se tu sei uno chef, non è che inventi un ingrediente, inventi una commistione diversa di ingredienti preesistenti. E nella musica succede la stessa cosa, non potrò mai inventare che non so, una nuova nota o una forma che esuli da quello che è già stato fatto. Sicuramente non io. Magari qualcuno lo farà, eh. Però comunque il punto è questo, che la retromania a questo punto è diventata asfissiante. L'arte in generale, se no è artigianato, ti deve dare uno schiaffo subito, col tempo, in qualche momento, però ti deve scuotere un po', se no appunto è artigianato, magari splendido artigianato e pregevolissimo artigianato, però è artigianato. E io da impiastro quale sono pessimo in qualsiasi forma di bricolage. Anche musicale, quindi non sarei in grado di fare del buon artigianato. E quindi, siccome sono un artista di merda, faccio arte. Il rock è morto, come no? Il rock è morto così tante.